Ciao a tutti cari ragazzi, sono qui in una delle vostre aule per testimoniarvi come la scuola sia ancora qui e vi stia aspettando assolutamente per settembre. Sono le 13:20 e purtroppo anche oggi la campanella non suonerà, ma speriamo che ricominci a suonare presto. Buone vacanze a voi e a tutte le vostre famiglie. A presto! Ciao ragazzi, so che siete abituati a vedermi in video, ma io preferisco salutarvi così. Buone vacanze! Ciao ragazzi! Per chi ho incontrato solo nei corridoi o chi con me ha trascorso quest'anno un po' particolare di scuola, un grande grande augurio di buone vacanze. A presto! Ciao ragazzi, che cosa dire? Beh, innanzitutto un augurio di buona fortuna per chi deve fare gli esami e buone vacanze per tutti gli altri. Non studiate solo per le mie lunghissime verifiche, ma godetevi anche un po' la natura facendo un bel po' di sport all'aria aperta. Un abbraccio virtuale. Et à septembre, on fera quoi? On recommencera. L'école est comme ça. Mais maintenant, profitez bien de vos vacances. Gros bisous. Ragazzi, nel salutarvi, voglio dire che la scuola è un posto bellissimo se siamo insieme. Ci vediamo a settembre, la vostra prof di tecno. Ciao ragazzi, l'ultima volta che a febbraio vi ho detto buone vacanze è successo di tutto. Quindi vi dico divertitevi! Ciao! Ciao ragazzi! Finalmente questo anno decisamente particolare è giunto al termine. Ora spegnete tutti gli schermi, godetevi l'estate, il sole, l'aria aperta, fate quello che più vi piace. Vi auguro un'estate piena di cose belle. A presto! Ciao ragazzi! Allora, abbiamo vissuto un periodo un po' difficile, ma io credo che la natura ci abbia parlato con un linguaggio un po' strano, nuovo, ma sicuramente ci ha indicato una nuova via. Abbiamo imparato a capire che cos'è essenziale per noi, abbiamo imparato il valore delle cose che ci sono state tolte, di cui abbiamo sentito nostalgia. Fra queste la scuola. Io non vedo l'ora di potervi vedere, abbracciare e di poter gioire con voi per il nostro ritorno nelle nostre belle aule. Speriamo davvero che tutto questo sia realizzabile, che sia veramente un pensiero realizzabile. Vi auguro davvero un'estate serena, piena di gioia. Sentitevi liberi di essere felici, ma mi raccomando, nel rispetto delle regole. Mi raccomando davvero. E soprattutto ragazzi, boia coronavirus. Ciao, buone vacanze. Vuestra profesora de español os desea que paséis un buen verano. Y os mando un beso grande grande. Hasta pronto, chicos. Ciao cari ragazzi. Grazie perché quest'anno abbiamo capito che anche nelle giornate più nuvolose c'è un raggio di sole da scoprire insieme. E allora vi auguro delle buonissime vacanze e vi abbraccio fortissimo. Un ciao a tutti ragazzi, vi auguro veramente una buona estate, vi voglio bene, mi mancherete un sacco. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi. Ciao 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 ciao. Ciao ragazzi. È stato un anno particolare, non è vero? Direi quasi indimenticabile. Passate una buona estate, scrivete, leggete, mi raccomando, e divertitevi. Un saluto dalla prof Barra. Ciao ragazzi, augurarvi una buona estate significa desiderare per voi un periodo di vacanza certamente atteso e meritato. Però quest'anno forse significa qualcosa di più. Avete trascorso un periodo così diverso, lontani fisicamente dai vostri amici, dai vostri compagni di classe, dagli insegnanti. E quindi l'augurio è che possiate trascorrere questi prossimi mesi estivi in serenità e così trascorrendo anche momenti con i vostri amici ed esperienze significative. Vi ricordo che un amico che non si è mai allontanato, che è sempre vicino, e con il quale non abbiamo bisogno di mantenere distanze o di indossare la mascherina, è Gesù, un amico fedele sempre vicino a noi. Io vi auguro di cuore un'estate serena, lo auguro anche alle vostre famiglie e vi chiedo di salutare i vostri genitori. A tutti, buona estate, ciao ciao!